Ciao a tutti amici di The Old Blood, mi chiamo Giuseppe Bruno della band Aura, con gli amici Giovanni Trotta, Angelo Cerquaglia e il tastierista Francesco Di Verniere. Volevo subito ringraziare l'amico Cristian Montagna per questa sua bellissima iniziativa, questo suo bellissimo progetto. E lo ringrazio assolutamente di avermi reso partecipe del tutto. La mia esperienza musicale in sostanza è iniziata sui gradini di un frantoio con degli amici, due chitarre classiche, sì, due chitarre classiche. Io cantavo solamente e mi hanno dato questa chitarra classica in mano, insomma, per cercare di accompagnare questa piccola band formatasi nei primi degli anni Ottanta. Dopo un po' di tempo vengo a sapere che in una cantina di Sapri c'era una band che si chiamava Mania, che faceva dell'ottimo rock, musica del periodo, rock contemporaneo, roba dei primi FIBA, anche brani di Vasco Rossi, e niente, vado a questa prova, insomma, con la band che suonava, mi presento, avevo una voce molto sibilla all'epoca, sottilissima, e quindi tutti sorridevano di questa cosa, insomma. Mi sono seduto a guardare ed è stato, insomma, bellissimo. Molto molto bello. In realtà questa band che si chiamava Mania, prima ancora 5-1, poi sarebbero diventati gli Aura, in quanto io entro a far parte della band penso un po' di mesi dopo, perché servivo un chitarrista ritmico, imparo i brani e da lì è partito tutto, insomma. Questa sorta di viaggio magico, diciamo. Niente, abbiamo suonato poi per diverso tempo, sempre con questo nome, suonando in tutti i paesini locali, addirittura nella piazza del nostro paese. Se non che dopo tempo, per vicissitudini, cosa succede? Succede che dopo diversi anni di questo percorso, in pratica il nostro prima un chitarrista, poi l'altro vanno via e restiamo con l'allora bassista Mario Ferrari, che successivamente verrà sostituito da mio cugino Angelo Cerquaglia, l'attuale bassista dell'Aura. Quindi decidiamo di cambiare nome, ci chiamiamo Aura, iniziamo a fare questo percorso musicale abbastanza estremo, abbastanza tosto. Il nostro primo demo è primo promo proprio, non un demo, è un promo di due brani thrash in pieno stile Sepultura, periodo penso Rise, ROSD. Molto maccheronico, però molto eravamo agli inizi, quindi. E nel frattempo partecipiamo a diversi contest, ne vinciamo uno a Sulmona, poi partecipiamo a uno dei primi eventi a potenza che fecero all'epoca, l'attuale Agglutination, si chiamava Agglutination anche allora. Abbiamo continuato per un bel po' producendo un altro demo che si chiamava 1998 Cold. Questo viene un bel po' dopo, il 1998. E quindi, dopodiché, passiamo, insomma, questo bel periodo magico degli anni 90-80, in cui c'era un'esperienza sociale bellissima, magica,
nel vissuto tra i musicisti, tra tutti, insomma, si respirava proprio, c'era uno spirito di ricerca molto, molto bello in Italia, nel mondo, si aspettavano le riviste, si aspettava l'uscita dell'album dei Metallica, ad esempio, l'uscita dell'ultimo dei Testament. Io ero molto ferrato all'epoca su thrash, death metal, old school, Morbid Angel, Decide, Obituary. In questo periodo, diciamo, di transizione succede una cosa magica per me. Ascolto per la prima volta, grazie a mio fratello Igor Bruno, il famigerato live delle Great Sound of Thunder. Postumo lo ascolto perché è un album dell'88. Questo mi ha cambiato tutto, insomma. Questo mi cambia tutto, cambia totalmente la direzione della mia musica, la sposta verso quella condizione sognante della musica, di ambiente. Da questo, diciamo, successivamente viene fuori l'album che poi non è mai uscito con noi, con gli Aura, che si chiama Over the Sea. Over the Sea è un album mai uscito, però che preservava queste caratteristiche, un po' con riferimento classico al metal dell'epoca, però con queste, con quello che poi sarà il nostro marchio successivamente con la band. Però in questo periodo succede anche che abbiamo un po' di... Io decido di andarmene via, vado a Bologna, intraprendo una carriera, insomma, in cui sono con un macello di musicisti, le più svariate musiche, dal reggae, rock, jazz, blues, tutto praticamente. E nel frattempo gli Aura, questa band a cui io sono legato da sempre praticamente, procede, continua con un altro chitarrista, l'ingresso dell'amico Francesco Di Vernire, partecipando al Light Tour, vincendo una miriade di contest a Milano, in Transilvania, e producono un album Different View from the Same Side. È un album di prog metal, molto riunito dell'epoca, quindi poco da aggiungere, insomma. Nel frattempo, cosa succede? Che ci riappacifichiamo, dopo diversi un po' di anni, insomma, e nel frattempo il mondo, sai, era anche un po' cambiato. Si viveva sempre la musica, ma quel misticismo, quella magia, non che fosse un po' lontana dagli albori, ma stava dando le basi poi quando si è vissuto poi successivamente, tutto un po' molto più impacchettato, schematizzato, e niente, ci riuniamo e facciamo quest'album. Io lo chiamerei un album di prog rock, anche se ha le venature metal, però nell'intenzione molto settantiano, cioè ci sono elementi di Genesis, di Vinson, diverse sfumature. Si chiama Deliverance, un album di cui mi sono occupato delle liriche, insomma, di tutta la stesura delle liriche, un concept sulla vita, su Dio, fondamentalmente. Successivamente questo, vabbè, ovviamente abbiamo portato avanti questo discorso, tornando come sempre, girando sia nel sud dell'Italia che spostandoci al centro, in altre zone, insomma, nel nord. Diverse tappe, pure quella famosa, quella di Roma, la Locanda d'Atlantide, una bellissima esperienza in cui abbiamo avuto il piacere di aprire per il DGM. E in seguito
dopo questo periodo, insomma, ci siamo concentrati più sui suoni, perché fondamentalmente come band non avevamo ancora un'identità sui suoni e sul proprio marchio Aura. E penso che con il successivo Noise abbiamo intrapreso questo percorso, dove fondamentalmente escono fuori i suoni per cui noi abbiamo sempre elaborato nuove soluzioni. Quindi da questo in poi, diciamo, abbiamo proseguito con questo tipo di ambiente sonoro. E sottolineo ambiente perché ce n'è molto di più rispetto ai precedenti. Poi vabbè, col tempo si studia, insomma, io ho fatto 2 anni all'UM, ho studiato per quello che mi serviva, insomma, sono stato a Roma e quindi questo mi ha dato la possibilità di capire attraverso quali erano i miei gusti, quale fosse l'idea di base della nostra e della mia musica. Dopodiché arriviamo finalmente, dopo diversi anni di Covid, nella solitudine più totale, in un ambiente asettico, surreale, per ciò che è successo, insomma, per le persone che non ci sono più, per le brutte esperienze che ci sono state, per le chiusure che hanno generato, non solo chiusure, diciamo così, chiusure territoriali, ma chiusure anche mentali. Arriviamo all'ultimo album, che si chiama Underwater, totalmente prodotto tranne il mastering finale fatto dal chitarrista di TCM, che saluto e salutiamo con i compagni di Arthur Hour. Un album che racchiude proprio questa essenza, molto d'ambiente, libero fondamentalmente da, perché no, anche da schemi, lascia spazio all'ambiente, un ambiente soffuso, perché siamo, cioè, ricordiamo che siamo in quel periodo storico là, quindi ci entra proprio dentro e parla della sofferenza, ma nelle ambientazioni molto spesso lo fa con una tinta malinconica ma di speranza. Ci sono brani come Promises, Light Behind the Clouds, My Last Word to You, e hanno sì una sorta di malinconia ma anche di grande speranza. Tra l'altro, se a voi fa piacere, è uscito quest'estate, quindi lo potete trovare su tutte le piattaforme, siete interessati, trovatelo. E detto questo, insomma, l'analisi di questa, quello che resta di questo percorso è qualcosa da traslare in avanti. Della mia visione delle cose, cioè traslare e portare in avanti, portarlo sempre con noi in un'era dove la musica soffre un po' per espressione, dove nel grande ok si continua a fare gli stadi e tante altre cose, ma nel piccolo si ha questa condizione di dover ripartire. Ebbene, cioè, la mia è un'esortazione a ripartire, lo stiamo già facendo, però ripartiamo preservando questa magia, e quindi bisogna ritornare un attimino, ripartire da questa origine, da questa nostra verità che è la musica, ritornare a stare insieme, coesi, a ritrovarci nei locali per viverla, per restare in totale connessione, socialità, stare bene gli uni con gli altri. Questo è il vero, per me è stato sempre il vero valore della musica. Io vi lascio queste parole famose e ringrazio l'amico Cristian Montagna,
E niente, grazie per questa bellissima esperienza. Questo bellissimo condividere con la gente, con i musicisti italiani, con i musicisti di tutto il mondo. Grazie ancora.